Vorrei iniziare questa chiacchierata con voi dando un po' di numeri, visto che sono una psicoterapeuta, soprattutto 36 e 60, che per me sono significativi. 60 sono i chilometri di distanza fra Colleferro, dove sono nata, e Roma, dove mi sono trasferita con il mio diploma di infermiera professionale in tasca e ho iniziato a stare accanto alle persone che lottavano per continuare a vivere. 36 sono gli anni trascorsi accanto alle persone che soffrivano. Di questi 16 li ho trascorsi in una terapia intensiva e rianimazione, dove ho imparato sicuramente a gestire lo stress, lo sconforto, a volte anche la disperazione, ma anche a gioire per un bip in più e ad assaporare il valore della vita. In quegli anni sono arrivate la laurea in uh, psicologia e le varie specializzazioni e la decisione di diventare psicoterapeuta. Non è un caso, come spesso accade, che poi mi sia occupata prevalentemente appunto di coppie, ma è stata piuttosto la mia frustrazione di figlia di genitori separati e la voglia e eh, gli inutili tentativi di riparare i loro cocci. Nel frattempo sono diventata anche madre, proprio nel momento in cui ho smesso di essere figlia. Nascita e morte si sono intrecciate e hanno anche cambiato il mio modo di stare accanto alle persone, nella vita e anche nella professione. Anche qui non è un caso che abbia sempre sognato di trovare il principe azzurro. Probabilmente la disfatta della coppia genitoriale mi ha portato a sognare da sempre. E vi chiederei quante di voi hanno sognato almeno una volta nella vita di trovare un principe azzurro? Romanticismo. E quanti di voi maschietti hanno sognato almeno una volta di essere quel principe azzurro? Non mi deludete. <ride> Ora purtroppo succede spesso che il principe azzurro, oggi meglio identificato come maschio alfa, spesso appunto da bravo lupo ci faccia sentire più come cappuccetto rosso, diciamo. E succede anche che le principesse, baciando i loro principi azzurri, li trasformino in un rospo. A questo punto dobbiamo chiederci, ma... Esiste ancora l'istituzione coppia basata sull'amore, o dobbiamo rassegnarci di fronte ai dati così sconfortanti relativi alle separazioni, ai divorzi. Insomma, io ne vedo molte di coppie sfrante nel mio studio. Vi spoilero il finale, non è così semplice. Eh? Credo che oggi la coppia sia in crisi, lo vediamo tutti come istituzione e che stia lanciando effettivamente l'ennesimo SOS, laddove stavolta l'acronimo SOS sta per sesso, obblighi, sentimenti. Sono i tre cardini su cui si fonda una coppia d'amore, così la possiamo definire la nostra coppia. Ora per fare un viaggio interessante, nella nostra coppia avrei bisogno della diapositiva giusta <ride> e cioè <ride> ecco. vorrei ricordarvi il mito della caverna di Platone giusto appunto il mito della caverna di Platone fondamentalmente ci insegna che a volte rimaniamo prigionieri di un'illusione la coppia che vediamo qui è proprio come quei prigionieri della caverna ha davanti a sé delle ombre proiettate e le scambia per una realtà perché è incatenata di fronte a queste ombre cosa rappresentano queste ombre rappresentano le ombre di un passato emotivo non risolto spesso caratterizzato dal senso di abbandono da traumi relativi all'attaccamento con la figura materna di riferimento oppure percepiscono i pregiudizi rispetto all'educazione sessuale ricevuta e continuano a guardare imperterriti solo davanti a loro, non rendendosi conto che la realtà oggettiva non è quella. D'altra parte non hanno modo di vedere dietro di loro da dove derivano queste ombre, queste illusioni. E vanno avanti spesso per molto, molto tempo, anche anni, uh, anni soffrendo, soffrendo fino a che questa sofferenza non diventa estrema e allora li spinge fuori dalla caverna finalmente, si liberano, ma fuori dalla caverna se vogliamo è ancora peggio, perché fondamentalmente la luce è accecante e la realtà esterna è spiazzante, hanno consapevolezza di aver sofferto probabilmente di cose assolutamente irrazionali, ma sono anche molto affaticati da questo. La prossima. Fuori dalla caverna è così spiazzante la situazione che l'idea è quasi quella di tornare indietro in quel luogo buio ma comunque conosciuto. E comunque la consapevolezza non è sufficiente per portare la coppia alla guarigione. È importante a questo punto la terapia o perlomeno la teoria della coppia che ci dice appunto una coppia sana si basa su questi tre cardini il sesso gli obblighi e i sentimenti che adesso andremo a vedere direi di partire dal sesso che ne dite forse l'elemento per molti di noi più importante ma il sesso non è la cosa più importante perché gli ingredienti hanno pari dignità la sessualità è sicuramente un bisogno primario dell'uomo ma oggi il sesso è mitizzato, volgarizzato, è un'ossessione intrisa di luoghi comuni, e se non è alla base della crisi di coppia, ne subisce sicuramente gli effetti devastanti. Tuttavia, la sessualità, pur essendo un bisogno primario, è un qualcosa che si attiva in età adolescenziale grazie all'azione degli ormoni, ma va di pari passo con quello che è l'attaccamento emotivo e affettivo rispetto alle figure primarie. Per cui, se c'è stato un danno, un elemento diciamo negativo sullo stile di attaccamento emotivo ed affettivo, anche la sessualità ne risentirà. D'altra parte, le coppie più datate hanno al loro interno una sessualità noiosa, spesso solo strumentale ad, avere, ad ottenere una, uno sfogo fisico oppure un contatto emotivo-affettivo che non riescono ad avere più fuori dalla sessualità. La passione oggi è un qualcosa che è diventato un imperativo. Se il matrimonio non resiste eh, in assenza della passione, fondamentalmente viene meno tutto. Quindi è importante non dare troppa rilevanza alla sfera della sessualità, ma pensare a queste tre componenti come integrate. E in effetti le coppie che hanno superato quella prima fase dell'innamoramento, che è la fase illusoria, fondamentalmente sanno che è molto importante un altro elemento della coppia, che sono gli obblighi. Ho voluto utilizzare appositamente questa parola un po' dura, ma perché l'ho voluta utilizzare nel suo vero senso, e cioè il debito di riconoscenza il senso di gratitudine verso l'altro per il bene ricevuto. Non possiamo non parlare a proposito di obblighi, dell'obbligo fondamentale all'interno della coppia, ossia la fedeltà. Ecco, anche la fedeltà vorrei intenderla nella sua forma attiva, non passiva. Vorrei intendere la fedeltà come una scelta quotidiana, una scelta che comporta una rinuncia. Ma tanto più è alto il valore della rinuncia, tanto più è nobile il valore della scelta rinnovata. E infine parlerei dei sentimenti. L'amore non esiste se non c'è alla base la stima, la fiducia e il rispetto. Troppe volte sento parlare di amore senza queste componenti. I sentimenti sono sicuramente alla base dell'intimità psicologica sono eh, alla base della eh, gradevolezza dello stare in coppia. Anche questi però vanno coltivati, perché fondamentalmente ci sono persone che riescono con molta facilità a nutrire fiducia e a dare valore all'altro, ma ci sono anche persone che non riescono. Da che cosa dipende questo? Anche qui ci viene in aiuto la teoria dell'attaccamento di John Bolby che ci dice che fondamentalmente lo schema della fiducia verso l'altro si basa molto presto, fin dalla nascita direi, fin dal primo momento in cui ci rapportiamo con la figura che noi definiamo caregiver, che ci fa sentire di poter essere fiduciosi verso l'altro. Ecco, anche qui purtroppo le recenti ricerche dimostrano che una buona parte della popolazione sviluppa uno stile di attaccamento insicuro. Ora che sia ambivalente, disorganizzato o evitante, non ci importa. La cosa fondamentale è che i soggetti insicuri tendono ad accoppiarsi fra di loro, coltivando l'illusione di poter trovare nell'altro ciò che non hanno, la stima per loro stessi, oppure di vedere l'altro come nella possibilità di lenire le proprie ferite del passato. Ecco. Anche queste coppie sono destinate miseramente a fallire una volta terminata la fase dell'innamoramento, oppure addirittura non decollano mai veramente. D'altra parte, invece, i soggetti sicuri si scelgono fra di loro, dando vita ad una coppia sana, basata sulla stima, appunto, fiducia e rispetto reciproci. Ora vorrei tornare un po' a monte di questo discorso per darvi anche qualche soluzione, possibilmente, per salvaguardare la nostra coppia. Innanzitutto credo che sia opportuno riflettere, possibilmente insieme, sul passato emotivo, sul proprio passato emotivo non risolto e sul passato emotivo dell'altro. Dell Farlo insieme diventa una scoperta molto interessante che unisce ancora di più e alimenta l'alchimia della relazione. Poi individuare eventualmente uno stile d'attaccamento non risolto, non elaborato e se possibile farlo o all'interno della relazione oppure con l'aiuto di un terapeuta. Emanciparsi dalla famiglia di origine è indispensabile. Non possiamo diventare partner adeguati o genitori a nostra volta se non smettiamo di essere dei figli. E infine liberarsi banalmente dai pregiudizi e dai tabù relativi alla sessualità. Ah, per la cronaca, il principe azzurro io l'ho trovato, <ride> ma è stato solo quando ho capito che non potevo fare niente rispetto alla relazione dei miei genitori, che non ero responsabile e pertanto non avevo da riparare nulla. Grazie.